Un piatto tipico della città di Barile è sicuramente un piatto di origini molto antiche, il tumak metulez, che è un primo piatto fatto con pasta tipo la ganariccia, mollica di pane fritto, noci, alici, pomodoro, prezzemolo e aglio. E allora vediamo le dosi per 4 persone. Abbiamo 200 g di mollica di pane, 100 g di noci tritate, 50 g di alici sminuzzate sott'olio, 350 g di pomodoro, prezzemolo, aglio, un aglio schiacciato in camicia e un aglio invece tritato e sale quanto basta. E allora vediamo come si prepara il sugo. Mettiamo in una padella dell'olio. E facciamo imbiondire l'aglio tritato. Dopo che l'aglio è imbiondito, dobbiamo aggiungere i filetti di alici. Adesso possiamo aggiungere le alici che abbiamo sminuzzato precedentemente e le facciamo cuocere fino a quando non si sciolgono. C'è il momento di aggiungere il prezzemolo e il pomodoro. Che il nostro sugo cuocia, possiamo appunto preparare la mollica di pane fritta che servirà a completare il piatto. E allora in un'altra padella mettiamo dell'olio e l'aglio in camicia intero che abbiamo schiacciato precedentemente. Facciamo rosolare l'aglio e subito dopo aggiungiamo la mollica di pane con un po' di sale fino a che diventa dorata. E allora adesso aggiungiamo i nostri pezzi di mollica di pane e un po' di sale. Adesso al nostro sugo aggiungiamo una parte di noci, esattamente 50 grammi, perché l'altra metà servirà invece per condire la mollica di pane. Visto che le alici sono già salate, vi consiglio di assaggiare il sugo perché potete, se volete, aggiungere insieme alle noci anche un pizzico di sale. E adesso prepariamo l'acqua per la pasta. Alla mollica fritta possiamo adesso aggiungere l'altra parte delle noci, ricordiamo gli altri 50 grammi, e togliamo l'aglio che abbiamo messo intero. Spegnere la nostra mollica fritta e aggiungiamo del prezzemolo. L'acqua è arrivata ad ebollizione, mettiamo la ganariccia.
mescolato la pasta, la mettiamo nel sugo. Adesso dobbiamo far mantecare il tutto. Facciamo amalgamare. Ecco qua. Prendiamo anche la nostra mollica fritta, ne aggiungiamo un po', il resto la metteremo nei piatti a piacere. Completiamo il piatto aggiungendo qualche altro pezzo di mollica fritta. Il nostro piatto è pronto e allora come non abbinare a questo buonissimo primo l'aglianico del vulture, ovviamente Doc. Buon appetito!